Bentornati in questo nuovo video vlog. E volevo registrarlo, sì, volevo farvi vedere un po' di cose e dirvi soprattutto un po' di cose. Buongiorno ragazzi, oggi è 14 febbraio, venerdì, io sto andando a scuola. Oggi entriamo alle 9, come vi ho detto ieri. E nulla, ora andiamo a fare colazione. Noi abbiamo finito di fare colazione. Salutate! Letizia, auguri! Compleanno! Guarda, vabbè, noi dobbiamo prima, a meno che ci scordiamo! Allora ragazzi, noi siamo usciti da appena adesso da scuola, sta tirando un vento terribile e ora andiamo in stazione per prendere il trenino che ma fa dove ciup scendi? ciup e ci porterà a destinazione. Come fa il trenino? Ciup ciup! Ok, benissimo. Io ho una fame, mangerei loro quattro. Strano che ha fame, non mi... Vero? Non c'è voglia di Mac? Ali, devi fare un saluto speciale. Allora, ciao a tutti. Aspetta, mi devo preparare. Vai, vai. Siamo arrivati al centro, finalmente. Wow, guardate quanta gente. Boh. Eccoci qua, siamo arrivati a Piazza di Spagna. E ora ci dirigiamo verso il McDonald's. Non ci sarà nemmeno un posto per pranzare, giusto? Vado a camminare la gente. Perché verso 1:30, 2 c'è un botto di gente. Qua tutti fidanzati, tra di voi, bambine. Io sono fidanzata con il Mac, ma lui non lo sa, quindi. Io sto da sola, meglio o male che. Vabbè, quella meglio frase. Soli che male Vabbè, quella accompagnati. frase, insomma. Allora, comunque, io sento proprio l'arrivo dell'estate, è vicino alle porte, anche perché si sente proprio l'aria bella, fresca, e verso marzo-aprile sarà più bello sicuramente, però oggi è una bella giornata anche se stamattina ha piovuto. Mac! Wow, prima che troviamo un posto! Vediamo un po', mamma mia, l'inferno! Oddio, guarda il coso della Nutella. Poi oggi. È gigante. Un po' di gente, vabbè. Alice, cosa hai preso? Tristezza, vabbè, è un pranzo molto pannino da 1,40 euro. Oh, Marti, io ho preso. Salva euro e il solito. Io questo qua che consiglio a tutti quanti, troppo buono. Beh, ovviamente che ha consigliato. Alice. Ovvio. Allora. Io mai fatto, Finito. Buonissimo. Top proprio. Eccoci qua, siamo usciti dal Mac. Ci sta una macchina dietro di noi? Va bene. Aspetta, perché io non ce l'ho? Allora, però ho visto quattro ragazze con la Tutta rosa. americana. Però a me non interessa niente, Ah, sinceramente. a me sì, scusami tanto. No, non è vero, no, a me non interessa. E però a lei gliel'ho regalata io la rosa viene dal mio cuore. Allora, siamo su Via Frattina, questo è il bar più frequentato, anche perché è l'unico che ci sta. Anche detta Via Fratta. Sì, ci sono tantissimi negozi e oggi c'è veramente tantissima gente. Guardate laggiù, si intravede moltissimo. Oh yeah. Allora, guardate, no, adesso vi racconto com'è andata per questa storia. Alice fa: devo prendere una rosa. E gli faccio: va Per bene, dai, mamma, per no, mamma. per me stessa, perché E vabbè, io dico: vabbè, dai, vado a sentire quanto viene. Gli faccio: quanto la fai una rosa? E lui mi fa 5 euro. no. Oh, Faccio: che hai visto, Ali? E gli ho detto: no, non ce l'ho 5 euro, non ce Ma l'ho. di E dai. allora gli dico: sono povera, non c'ho soldi. E mi fa: vabbè, dai, 3. Ho detto no, no, non ce l'ho proprio 3 euro. Poi gli ho detto a Alice: Ali, va bene 3? E lei mi fa: no, non va bene. E quindi ho detto 2 euro va bene, perché proprio sono povera. Pure lei, l'amica mia, è poverissima. No, non te devo E avere. quindi alla fine 2 euro. Cura, Ok, ora siamo su questa fontana che praticamente affaccia davanti all'obelisco di Piazza del Popolo. Io E qua non dicevo c'ero mai venuta, una cosa. No, infatti non proviamo a vedere se viene qualche foto, però non lo so, sono molto dubbiosa. C'è un bel bambino. Beh,
Bene, io sto ritornando a casa, sono parecchio stanca, però mi sono divertita. E ha fatto molto caldo, infatti qua mi sono slacciata, però prima ho sentito freddo quando stavamo verso la fontana, così, perché tirava tantissimo vento e c'era l'acqua, quindi faceva freddo. Ho un pacco Wish, quindi ora lo apro subito. Appena sono arrivata a casa, subito lavato le mani, adesso andiamo ad aprire. Che cos'è? Wow, sono arrivati in anticipo i 30 pezzi, eccoli qua ragazzi, per pulire l'Icos. Li ho pagati meno di un euro e devono arrivare il 9 marzo, sono arrivati adesso. Ottimo Wish. Bene, allora adesso pulisco la mia Icos, che guardate un po' dentro, aspettate, ok, prima, dopo, a casa. Ragazzi, buongiorno, oggi è il mio compleanno, compio 17 anni, wow. E nulla, quella è stata la mia colazione con i cornetti con il succo come avevo richiesto io. Ho rifatto il letto, ho cambiato le lenzuola e mi devo lavare e lavare soprattutto i capelli. Quindi, niente, adesso vediamo come proseguirà la giornata. Bene, detto questo, io adesso vado a lavarmi i capelli perché sembrano pulitissimi, ma invece no, io li lavo una volta alla settimana, ripeto, ribadisco, il sabato, quindi oggi proprio che è il mio compleanno, che è capitato di sabato, io mi devo lavare i capelli, incredibile, ma vero, lo so, sembrano tipo pulitissimi, ma non lo sono, fidatevi, quindi me li vado a lavare e ci vediamo quando ho finito. E voilà, capelli puliti! Guardate la differenza, cioè, porca miseria. Anche il giorno del mio compleanno ho cambiato le lenzuola, quindi ho pulito tutto quanto, ho passato l'aspirapolvere e bene, ed è anche una bellissima giornata, è stupenda. Io sono molto contenta, veramente tantissimo. Eccolo qui, uno dei tanti regali di compleanno. Aspettate, ve lo faccio vedere per bene. Il cappello della NFL, ovviamente di un'altra squadra, con è verde e nero, cioè proprio bellissimo. Niente, questa qua sotto che vedete è la felpa della Champions. Un altro regalo del compleanno. E sono contentissima, anche perché mi sono fatta una dormita. Cioè ragazzi, ho dormito fino adesso e ora sto uscendo. Sono sincera, oggi non mi sento tantissimo in forma, però è una bellissima giornata e poi dicevo, ma come, è il mio compleanno, che faccio, non esco? E quindi sto uscendo ovviamente e andiamo un po' in giro. Prima esco con mamma e poi vado a fare dei giri con mio fratello, che ogni anno, ogni volta lo facciamo. Cioè che prendiamo la macchina, andiamo al centro, oppure non per forza al centro. Però di solito facciamo sempre un giro io e lui. Vabbè, io volevo fare un video carino, tanto per far vedere dove siamo, ma non si vede niente. Qua c'è mio fratello, ma non si vede. E benissimo. Bene, eccomi qua. Allora, la clip che avete visto prima, praticamente stavamo al giardino degli aranci, solo che l'entrata principale purtroppo era chiusa e quindi siamo entrati all'altra entrata. Volevo fare un po' di clip, ma non si vedeva niente, cioè era tutto buio completamente, si vedevano solamente le luci di San Peter. Qua c'è Chiara, che la saluta. E questi sono tutti i palloncini rosa, che belli, che si abbinano troppo alla nostra camera che è tutta rosa. Comunque è stata veramente una bellissima giornata, mi sono divertita molto. E però sono molto stanca. E anche se oggi pomeriggio mi sono addormentata, ho dormito 3 ore, mamma mia, quindi adesso ho veramente tantissimo sonno. Queste sono le lucine che io non vi ho fatto vedere. Belle, vero? Troppo. Al mare, non potete capire quanta gente ci sta e guardate che bellezza. È
fantastica. L'acqua è fantastico, il mare. Bene, oggi siamo qui al mare e... Ma saluta! Ciao! Non si vede niente. Comunque... Ciao. Sì. Io sto in felpa. Con, vabbè, il cappellino così per fare due foto. Ovviamente fai bene al mare, non ti fai le foto. Cioè... Comunque non ci venivamo da agosto l'ultima volta. Non qui, però dico in generale al mare. Vabbè, super bello comunque. Guardate la gente che ci sta, tantissima. Siamo a Passo Scuro. Qua ci sono i stabilimenti, va bene. Questo è l'ultimo. Sì, questo qua. E la gente arriva fino laggiù. Il bello è che uno ha fatto anche il bagno. Coraggioso. Plastica. Pure il qua. Mo' in felpettina, però fa freddo, eh. Bello che sotto ho anche la maglietta a maniche corte, ottimo. Ah, comunque mi sono accampata qua, su una barchetta. Ciao mare, ci vediamo a prima di giugno ovviamente, perché sì. L'anno scorso tipo ci siamo venuti ad aprile. Guardate, sta tramontando ma fa troppo freddo e mi sto gelando, quindi ciao mare, ci vediamo al più presto possibile. Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto, commentate qui sotto con altri video che vorreste vedere su questo canale. Ciao ragazzi, buona giornata!